parliamo di energia, che credo che sia un tema un po' che tutti si sta perdendo il sonno su questa cosa, perché siamo passati già dall'anno scorso, da dicembre-gennaio, l'energia aveva avuto un aumento nel mio settore abbastanza importante. Però poi le fatture del luglio sono all'ordine del giorno, c'è stato un aumento del 500% a base luglio 2021, luglio 2022. Sono costi che per la mia azienda sono insostenibili, perché un aumento del 500% va a incidere in forma diretta sul bilancio del 7-8%. Forma diretta, indirettamente dopo ci sono tutti il resto dei costi che aumentano, cioè noi ci sarà un aumento dei costi diretti e indiretti dell'energia pari al 20% e è veramente insostenibile. Si prova a tamponare, cercare di chiedere aumenti, ma quello che bisogna fare tutti, credo tutte le parti sociali in carica, è quella di tutelare il consumatore, perché credo che le famiglie che hanno uno stipendio fisso non possano affrontare degli aumenti considerevoli di energia, quindi se si blocca i consumi si blocca proprio tutta l'industria, tutto l'artigianato. Quindi per me bisognerà chiedere aumenti, si cercherà di chiedere aumenti, però tutti bisogna guardarsi in faccia e dire va bene, io chiedo un po' di aumenti per cercare di rimanere vivo, per la distribuzione chiederà un po' di aumenti, però cercherà di limitarli tutti per cercare di tutelare il consumatore, perché se no non ci si fa, non ce la fanno loro, non ci si fa noi. Noi in questo momento siamo veramente io sono molto preoccupato, perché avere il 500% d'aumento già ad agosto, pare che si arrivi al 600% dell'aumento dell'energia. Un'azienda non ce la fa a sostenere questi costi. Speriamo che le cose cambiano. In questo momento stanno facendo tante chiacchiere per cercare di fare campagna elettorale tutti, ma nessuno effettivamente ha fatto niente per cercare di aiutare nessuno, né le aziende, né i privati, né l'industria. Quindi, speriamo in un mondo migliore. Noi siamo qui, sì, l'unica cosa che è positiva per ora, ma ho paura che questo cambi, sono i consumi, perché i consumi, il fatturato regge, anzi, il resto, quando un'azienda incarichi di tutti questi costi, diventa impensabile poter chiudere il bilancio 2022 in positivo.